Dal Vangelo di Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quando un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Sorelle e fratelli carissimi, per comprendere il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, dobbiamo collocarlo nel contesto in cui Gesù ha raccontato queste parole. Egli è in viaggio verso Gerusalemme e non è in viaggio da solo, è in viaggio insieme con i suoi discepoli, con gli apostoli, e ad essi, man mano che si avvicinano a Gerusalemme, fa delle richieste sempre più radicali, sempre più profonde, sempre più alte. Ha detto loro che dovevano passare per la porta stretta. Ha detto loro che dovevano abbandonare il padre, la madre, la moglie, il marito, i figli, i fratelli, le sorelle, gli amici per poterlo seguire. Ha detto loro che dovevano lasciare i loro beni per poterlo seguire. E proprio nei versetti immediatamente precedenti a questo Vangelo, Gesù aveva detto loro che in nessun modo dovevano dare scandalo, soprattutto non dovevano scandalizzare i piccoli, i bambini. E poi l'ultima richiesta, quella del perdono gratuito, del perdono sempre e comunque. Gesù aveva detto: se tuo fratello pecca contro di te 7 volte in un giorno e pentito 7 volte ti chiede perdono, tu glielo concederai. Davvero difficile. Per questo le persone che lo seguivano pian piano cominciano a porsi una domanda fondamentale: ma vale la pena seguire Gesù? E se sì, ce la farò a seguire Gesù? Moltissimi alla domanda vale la pena si diedero risposta: no, non vale la pena. Gli dissero: questo discorso è duro, chi può intenderlo? E se ne andarono via. Molti altri, compresi i discepoli, sono rimasti alla sequela di Gesù, ma si rendono conto perfettamente della loro fragilità e della loro debolezza. E per questo chiedono a Gesù: aumenta la nostra fede. Infatti, Gesù stesso aveva detto ai discepoli: pensateci bene se decidete di seguirmi, perché non dovete fare come uno che deve costruire una torre e che non valuta se sarà in grado di portare a compimento la costruzione. Voi sedetevi e pensate. Pensateci come quel re che ha soltanto 10.000 soldati e deve affrontare un esercito di 20.000. Pensateci, perché se capite di non farcela, manderete un ambasciatore a cercare la pace. I discepoli quindi dicono che ce la possono fare, ma chiedono aiuto a Gesù. Del resto, che erano gente di poca fede, Gesù lo aveva detto loro molte volte. Infatti Gesù solo 2 volte loda la fede delle persone e nessuna delle 2 volte riguarda i discepoli. Gesù ha lodato la fede della cananea, della donna sirofenicia, dicendogli: donna, davvero grande è la tua fede.
Gesù ha lodato la fede del centurione, dicendogli: «In verità ti dico, non ho mai visto una fede così grande in Israele». Ma agli apostoli, ai discepoli, spessissimo Gesù ha rimproverato la poca fede. Durante la tempesta sul lago, mentre lui sulla barca dormiva e i discepoli non riuscivano più a governare la barca e lo svegliano: «Signore, non ti importa che moriamo?» E Gesù dice loro, dopo aver placato il vento e il mare: «Uomini di poca fede, perché non avete fiducia?» E poi a Pietro, il quale gli aveva chiesto di andare verso di lui, camminando sulle acque, e al quale Gesù aveva detto: «Vieni», che poi invece perde fiducia e stava sprofondando, Gesù lo rialza e dice: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E poi ancora agli apostoli, sempre sulla barca, quando avevano un pane solo e stavano discutendo di come avrebbero fatto a mangiare, Gesù ricorda loro: «Ma ho con 5 pani e 2 pesci dato da mangiare a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Perché vi preoccupate? Se il Padre mio, che veste i gigli del campo e dà da mangiare agli uccelli del cielo, si preoccupa di loro, quanto più si preoccuperà di voi». Quindi c'è una fede che deve crescere, una fede che gli apostoli riconoscono, dopo che Gesù lo ha fatto notare, essere molto piccola. Gesù però dice che non è questione di quantità, ma di qualità. Infatti dice loro: «Se la vostra fede fosse come un granello di senape, che è come il puntino su una i, potreste dire a questo gelso: sradicati e piantati nel mare, ed egli lo farebbe». Questo è il motivo per cui siamo qui davanti a questo albero di ulivo con il mare sullo sfondo, non avendo a disposizione un gelso. Noi, se avessimo fede, potremmo dire a questo ulivo: piantati nel mare, ed egli lo farebbe. Questo dice Gesù agli apostoli. Ma noi possiamo aumentare o diminuire la nostra fede? La fede è qualcosa che può crescere o diminuire. Crescere è la regola della vita. Quando eravamo bambini, ognuno di noi si è messo le scarpe del papà o della mamma. Ognuno di noi ha provato a fare il grande. Ognuno di noi si misurava continuamente l'altezza: perché voglio diventare alto come papà. Crescere fa parte della nostra natura, ma la fede può crescere? Certo, se per fede intendiamo adesione ad una verità, essa non può crescere, o c'è o non c'è. Uno può credere che Dio esiste, che Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo, che ha compiuto miracoli, che ha offerto la sua vita morendo e risorgendo per noi, per la nostra salvezza, ed è credente. Oppure non ci crede ed è ateo, non credente. Ma questa adesione alla verità non può crescere e non può diminuire. Ma non è sufficiente. La fede è anche adesione alle verità, ma non è solo questo. San Giacomo, infatti, nel 2° capitolo della sua lettera, dice: «Se arriva un povero e tu gli dici: il Signore ti benedica, vai in pace, dov'è la tua fede? Mostra la tua fede attraverso le opere, perché che Dio esiste ed è uno, lo credono anche i diavoli e tremano». Per noi non è sufficiente. Così come non è sufficiente che la nostra fede coincida con la religione, con la religiosità. Tante volte, anche quando si fanno le indagini sulla fede, ci si riferisce alle manifestazioni esteriori della stessa. Quanta gente va in chiesa? Quanta gente si confessa? Quanta gente si battezza?
Quanta gente riceve l'Eucarestia o la Cresima? Quanta gente celebra il matrimonio come sacramento? E da qui si decide se la fede è in crescita o è in diminuzione. Certamente la fede può crescere o diminuire nelle sue manifestazioni esteriori. Certamente oggi non abbiamo la frequenza degli anni 50 e 60, ma le manifestazioni esteriori della fede possono continuare anche quando la fede non c'è più. Altrimenti perché vedremmo folle oceaniche quando si fanno le processioni delle Madonne o dei santi nostri protettori e poi invece nelle domeniche non c'è nessuno o molto pochi in chiesa? Perché vedremmo folle oceaniche nei funerali e in tantissimi matrimoni e poi nella quotidianità nessuno partecipa all'Eucarestia e vive la sua fede approfondendola anche nello studio della parola di Dio? Perché altrimenti vedremmo segni di croce fatti alla meno peggio quando un calciatore entra in campo o anche in altre circostanze e poi questo calciatore o queste altre persone in chiesa non si vedono mai? I segni della fede possono permanere come semplici riti di passaggio, come semplici riti sociologici, ma non esprimere in nessun modo la fede che potrebbe essere diminuita o addirittura morta nel cuore delle persone. La fede è altro, la fede va oltre. Prima di tutto, la nostra fede è una fede ragionevole. San Pietro, nella sua prima lettera, dice ai cristiani: «Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi». E Gesù ci dice che dobbiamo amare Dio con tutta l'anima, con tutte le forze e con tutta la mente. E dicendo con tutta la mente, dice proprio la ragionevolezza della fede. Il Dio in cui noi crediamo, il Dio che ci ha rivelato Gesù, che è nostro Padre, è un Dio in cui è ragionevole credere. Gesù, come nostro fratello, amico e Redentore, è uno nel quale è ragionevole credere. E l'immagine di uomo che Gesù ci ha proposto è un'immagine così bella che in essa è ragionevole credere. Ma una volta trovata la ragionevolezza della fede, una volta approfondite le ragioni della nostra fede, c'è ancora qualcosa da fare. Anzi, c'è da fare il salto di qualità fondamentale. Bisogna affidarsi e affidarsi a Gesù e a Dio. Bisogna innamorarsi di Gesù e di Dio in modo tale da cambiare radicalmente la nostra vita. E allora è chiaro che la fede può crescere o diminuire, così come crescono o diminuiscono o addirittura si annientano gli amori e le amicizie. Ma perché un amore resti, perché un amore cresca, esso va coltivato giorno per giorno. Perché un'amicizia cresca e sia sempre bella, va coltivata giorno per giorno. Così è anche la nostra fede. Quotidianamente la dobbiamo coltivare, nella preghiera, nello studio, nella partecipazione all'Eucarestia, nella vita comunitaria. Infatti Gesù, quando gli apostoli gli dicono «aumenta la nostra fede», non risponde. Dice proprio, come vi ho accennato, «se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo albero, sradicati e piantati nel mare». Anche se era estremamente difficile sradicare un gelso, perché il gelso è un albero che può raggiungere anche i 30 metri di altezza e ha delle radici molto robuste e molto profonde, tanto che se anche venisse tagliato il suo fusto, quelle radici resistono per oltre 600 anni nel terreno. E poi è impossibile per qualunque tipo di albero potersi piantare nel mare. Allora Gesù, attraverso queste due immagini paradossali, ci vuole dire che la fede, che è adesione libera, che è
adesione appassionata che nasce dal nostro cuore e dalla nostra mente può permetterci di fare delle cose difficili, come sradicare un gelso, e anche cose impossibili, come piantare quel gelso nel mare. E poi Gesù conclude con un'immagine che è quella del servo e del padrone che sembra non entrarci nulla con il discorso sulla fede che si stava facendo. E invece c'entra moltissimo, perché aderire al Signore, fidarsi di Lui, significa riconoscerlo come nostro Padre e significa riconoscerci come Suoi figli e come Suoi servi. Infatti, nella Bibbia, gli uomini di fede e le donne di fede sono chiamati servi e serve del Signore. Era servo di Dio Abramo, era servo di Dio Mosè, era servo di Dio Davide, era serva del Signore Maria Santissima. Questo dobbiamo diventare noi, perché questa è la nostra natura, natura di figli e natura di servi. Gesù, che è stato il figlio per eccellenza, il figlio unigenito del Padre, il figlio nel quale noi siamo figli, è anche il servo per eccellenza, colui che sta in mezzo a noi come colui che serve, colui che è venuto nel mondo non per essere servito ma per servire e che ha lavato i piedi agli apostoli durante l'ultima cena, lasciandoci come testamento quello che ho fatto io, fatelo anche voi. E come questo albero di ulivo non può che produrre ulivi, come la vite non può che produrre uva, così noi, figli di Dio e fratelli di Cristo, non possiamo che produrre amore e servizio. Allora vuol dire che la nostra fede sta crescendo, allora vuol dire che la nostra fede è grande. E dobbiamo considerarci servi inutili. Inutile significa non che non serve, ma significa che dobbiamo essere servi senza utile, cioè senza nessuna ricompensa, senza nessun applauso, senza nessuna cosa che positiva che ci possono dare le altre persone. Non abbiamo bisogno di nulla se non di fare il nostro servizio, perché facendo il nostro servizio, amando, noi troveremo la felicità, noi troveremo la gioia, noi saremo annunciatori e testimoni di Cristo e del suo Vangelo, noi avremo fatto crescere al massimo la nostra fede.